Ha avuto il coraggio di denunciare il figlio che per la legislazione non è un tossicodipendente perché fa uso soltanto di droghe leggere e lei si sente abbandonata dalle istituzioni mentre crolla anche la saldezza e l'intimità del nucleo familiare. La storia è quella di una famiglia alcamese che abita proprio lì, nella bolgia della cosiddetta movida selvaggia alcamese, su cui da tempo hanno acceso i riflettori le forze dell'ordine con operazioni di controllo a tappeto per tentare di frenare lo scorrere di droga e alcol nelle buie e strette stradine del centro cittadino. La storia è quella di una cinquantenne esasperata non dal frastuono dei locali o dal degrado, una mamma coraggio che ha deciso di denunciare il proprio figlio perché fa uso smodato di sostanze stupefacenti. Stiamo parlando di un ragazzino di appena 15 anni che già da 11 ha cominciato a fumarsi le prime canne. Il Tribunale dei minorenni di Palermo, dopo i ripetuti appelli di questa donna disperata, ha deciso di prendersi carico del caso. Ha ordinato ai servizi sociali del comune di Alcamo di seguire da vicino sino al 31 dicembre questa famiglia. La mamma coraggio ha deciso di denunciare tutto per salvare la vita di suo figlio, che vede giorno dopo giorno spegnersi inesorabilmente. Le forze dell'ordine hanno messo gli occhi addosso al ragazzino già da tempo. Lo scorso anno è stato segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti e fini di spaccio. La situazione è sempre più precipitata. Il ragazzo è stato seguito per un breve periodo dal SERT di Alcamo, il servizio di contrasto alle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria trapanese. L'ultimo riscontro è datato a luglio scorso. Nelle sue urine ci sono tracce di cannabinoidi. Ha chiesto con forza che il figlio fosse preso in carico per aiutarlo ad uscire fuori da questa dipendenza, ma la risposta è stata quella che in comunità entrano solo i tossicodipendenti e il figlio non può essere classificato fra questi. Parallelamente va avanti anche l'iter giudiziario penale nei confronti del quindicenne per quella storia dello scorso anno, davanti al giudice atteso per il prossimo 29 gennaio. La madre, paradossalmente, spera che nei suoi confronti si prendano immediati provvedimenti per allontanarlo dalla strada, ma anche per salvaguardare una famiglia che si sta sgretolando, costretta a subire anche le violente reazioni del ragazzo quando è in evidente crisi di astinenza. Perché lei ha deciso, da mamma, di denunciare addirittura suo figlio? Allora, io ho deciso di denunciare mio figlio per salvarlo, perché la strada, diciamo, che ha intrapreso lui non le porterà sicuramente niente di positivo. Quindi io, da mamma, non voglio assolutamente fare la spettatrice di tutto quello che accade intorno, diciamo, alla vita quotidiana di mio figlio, e mi sento di intervenire e cercare di fermare tutto questo. Lei teme, da un certo punto di vista, per la vita di suo figlio? Sì, sì. Perché io penso che un ragazzino che inizia a 14 anni a fare uso di marijuana sia un potenziale tossicodipendente del domani. Quindi io non voglio assolutamente, o almeno provo, a fermare mio figlio in tempo per cercare, diciamo, di non fargli provare delle sostanze sicuramente ancora più dannose della marijuana, perché la marijuana sicuramente non è, anche se considerata dallo Stato, una droga leggera, ma secondo me anche quella crea dipendenza, crea assuefazione, di conseguenza è giusto fermare un ragazzino a 14 anni. Ha paura da un certo punto di vista, signora, che suo figlio, considerando che è entrato in questo giro, possa anche finire nelle mani, per esempio, della malavita organizzata? Sì, sì, indubbiamente. Sì. Diciamo, questo è un rischio che corre, perché tutti sappiamo, cioè io non so sicuramente, non conosco sicuramente il nome, non conosco questo, diciamo, è un problema delle autorità, dei carabinieri, della polizia, fermare chi spaccia o che, diciamo, fa questo lavoro, o chi si serve soprattutto di questi ragazzini, perché il ragazzino, in quanto minorenne, non è imputabile, è, diciamo, che non dico che può fare tutto quello che vuole, ma quasi. Lei, tra l'altro, è stata dagli assistenti sociali del comune di Alcamo, si è rivolta anche al SERT, si è rivolta alle forze dell'ordine, però da un certo punto di vista, da quello che mi ha accennato, si sente abbandonata un po' da tutti, anche dalle istituzioni che dovrebbero essere preposte a monitorare una situazione delicata come quella di suo figlio. Allora, io sono stata innanzitutto al SERT, dove hanno avuto il coraggio di dire a una mamma che un ragazzino di 14-15 anni che fa uso di marijuana rientra nella normalità. Quindi, nelle comunità
non si può assolutamente portare perché facendo uso di marijuana non è considerato un tossicodipendente. Quindi anche quando gli fanno gli esami e il ragazzo risulta positivo, diciamo una famiglia diventa soltanto consapevole, ha la certezza che il figlio fa uso di marijuana, però la mossa successiva all'esame non c'è, perché non c'è un modo per fermare un ragazzino che fa uso di cannabis. Cosa si aspetterebbe dalle istituzioni come risposta? Allora, io innanzitutto mi aspetto che se una mamma dice che il figlio facendo uso di queste sostanze non rientra assolutamente nella normalità. Io mi aspetto che qualcuno faccia qualcosa, non dico per impedire, per fare cambiare il ragazzino, per farlo diventare un'altra persona, assolutamente no, però un aiuto. Io mi aspetto di non essere lasciata sola dalle istituzioni, cosa che invece loro fanno, perché in caserma se il ragazzino dopo l'uso di marijuana diventa violento, diciamo, assume un atteggiamento molto violento a casa, in caserma non lo possono trattenere, perché a quanto pare il magistrato non vuole, perché è un minorenne e quindi non lo possono assolutamente trattenere. E io mi ritrovo a combattere una guerra quotidiana e a non essere aiutata da nessuno. Signora, a proposito di guerra quotidiana, proprio per il fatto che insomma suo figlio non può stare in una comunità, quindi lei dice di sentirsi abbandonata. Ma Praticamente chi l'ha detto che mio figlio non può stare in una comunità? lei. E Chi l'ha quindi lei detto? praticamente sostanzialmente vive ogni giorno a contatto ancora con suo figlio, pur non avendo le strumentazioni per poter in qualche modo contrastare anche la sua violenza. Ecco, in famiglia, come la state vivendo questa In situazione? famiglia si vive male, si vive malissimo. Perché non c'è un modo, noi non abbiamo, i genitori non hanno purtroppo le capacità di fermare un ragazzino in questa condizione. Le istituzioni sono tenute ad aiutare le famiglie che si trovano in questa situazione. Lei ha parlato anche, insomma, che suo figlio ha reazioni anche Sì. abbastanza esasperate, ecco, addirittura Sì. mi accennava pure il fatto che è stata più volte aggredita. Sì, perché lui quando non so, quando sarà una crisi d'astinenza, sarà che la marijuana lo rende proprio violento, diciamo, fa esplodere in sé qualcosa che non dovrebbe. Cioè lui diventa veramente violento, incontrollabile. Io da mamma non riesco a gestirlo. Cosa si sente di dire a chi fa il genitore e molto spesso accusa che l'origine di tutti i mali sono le famiglie che non seguono il proprio figlio? Cosa si sente di dire? Allora, io innanzitutto quando sento dire ma dove sono i genitori? Quando per esempio sabato notte c'è il ragazzino che va a fare la pipì davanti alla casa di chi abita nel centro storico, chi vomita, chi fuma, chi si passa la canna nelle varie compagnie di ragazzine, si passano le canne e poi le persone dicono dove sono i genitori? Allora, i genitori sono al SERT. E non vengono assolutamente aiutati perché il SERT non sa cosa fare. Dagli assistenti sociali che quando ti va bene mandano una denuncia al Tribunale dei minori a Palermo, perché io mi sento fortunata che adesso, dopo anni di denunciare, di lottare, finalmente sono arrivata al giudice, al Tribunale dei minori di Palermo. E questo per me è una fortuna. Per me questo non è un guaio. Ora forse troverò uno spiraglio, qualcosa che mi possa anche dare una mano. E io spero nel giudice. Per me non è un male che gli assistenti sociali hanno fatto questa denuncia al Tribunale dei minori. Per me è un bene. Perché spero che dopo anni qualcuno riesce ad ascoltare la mia voce e a darmi una mano anche con le comunità. I giudici, gli assistenti sociali, i SERT, tutti dicono, ma nelle comunità ci vanno tossicodipendenti, perché un ragazzino che fa uso di marijuana che cosa? Non è un tossicodipendente? Anche la marijuana crea dipendenza. Quindi il ragazzino che fa uso di marijuana deve andare nelle comunità.
Spesso mi dicono, allora dobbiamo portare tutte le ragazzine, tutte in comunità. Sì. Si creano delle strutture per questo problema, perché ormai ad Alcamo è diventato un problema. Cioè la canna se la fanno non solo il sabato sera. Forse sabato sera, non lo so, è un giorno più attenzionato rispetto agli altri, ma io le posso confermare che loro iniziano lunedì. E questa è una cosa che loro fanno 7 giorni su 7. E il problema è proprio questo, quello che non ha capito il SART, quello che non hanno capito gli assistenti sociali. Loro cercano di sminuire un problema grande. Tutti devono fare qualcosa, anche l'amministrazione comunale, anche il sindaco. Il sindaco si preoccupa di far abbassare la musica perché i cittadini giustamente devono dormire. Questo, anche questo diciamo, è una cosa che il sindaco deve fare, giusto? A mezzanotte la musica stacca perché i cittadini devono dormire e tutto quanto, ma come la musica, anche il problema della droga è importante. E come lui deve fare staccare la musica, deve fare anche staccare le canne che girano indisturbate fra ragazzine che sono tutte, stanno diventando tutti potenziali tossicodipendenti del futuro. Noi stiamo creando una generazione di tossicodipendenti. Questo stiamo creando. E tutti ci dobbiamo sentire responsabili e colpevoli di questa società. Non dobbiamo accusare le ragazzine. Innanzitutto dobbiamo accusare le istituzioni che non hanno i mezzi per fermarle, perché non hanno i mezzi per fermarle. E non solo questo. Quando un assistente sociale, quando il SART mi viene a dire se noi portiamo suo figlio in una comunità, uscirà più disastrato di com'è. E allora queste comunità che comunità sono? La comunità deve servire per far uscire un ragazzino meglio di come è entrato, no peggio. Invece tutti affermano che nelle comunità, chi entra nelle comunità esce più disastrato di prima, di come è entrato. E allora queste comunità a cosa servono? Anche un giudice mi ha detto, sia nelle comunità ci portiamo la fezza delle persone. Cioè, cosa vuol dire? Che uno tramite un ragazzino che fa uso di sostanze stupefacenti diventa fezza e fezza deve rimanere per sempre. Le comunità dovrebbero servire a trasformare la fezza in persona. Perché un ragazzino che diventa fezza non è più considerato una persona degna di vivere in una società, perché quando sono sotto, diciamo, sotto l'effetto di queste sostanze non sono più loro. Cioè io lo so che mio figlio caratterialmente non è così diciamo quello che lui assume che lo trasforma in fezza. Quindi un ragazzino che ha la sfortuna, è successo per colpa delle famiglie, io mi assumo anche la colpa. Mio figlio è entrato in questo giro perché magari io non sono stata attenta, perché io mi sono distratta. E che fa? Perché un ragazzino ha avuto la sfortuna di entrare in un giro del genere e non se ne può più uscire? Noi lo dobbiamo aiutare. In qualsiasi modo. Si creano delle strutture, cioè, si fa qualsiasi cosa. Cioè, la gente denuncia giornalmente il verde pubblico trascurato, il verde pubblico. Cioè qua ci sono ragazzine, il nostro futuro, che non si sa assolutamente la fine che faranno. E ci preoccupiamo del verde pubblico, per carità, è una cosa importante. Tutti accusano il sindaco che la nostra città è in un degrado perché le piante, le palme del Galetario hanno punteruolo rosso. Il punteruolo rosso sicuramente fa danno, ma quello che gira ad Alcamo
nella mente e nel corpo di queste ragazzine non si chiama Panderolo Rosso. Ha un nome ben diverso. È una pianta, si taglia dalla radice e finita. Un ragazzino che si fa? Lo tagliamo dalla radice? Il ragazzino va aiutato. E io farò, e non mi fermerà nessuno. Alla fine, se mio figlio, il suo destino sarà quello di essere un tossicodipendente, e nel peggiore dei casi morirà di overdose, però io alla fine non dico di avere la coscienza a posto, perché una mamma, diciamo, che si ritrova in queste situazioni, che non riesce a salvare il figlio e comunque non avrà mai la coscienza a posto. Però io devo denunciare questa cosa. Io so mio figlio in che condizione si trova e io non posso assolutamente essere spettatrice di questo scempio.